Gli anelli di potere è la terza età in cui questi racconti giungono alla loro conclusione. In antico era Sauron il Maia, che i Sindar del Beleriand denominavano Gortaur. Nel principio di Arda Melkor lo sedusse e se lo rese fedele, ed egli divenne il massimo e il più fido dei servi dell'avversario, nonché il più pericoloso, potendo egli assumere molte forme e quando gli aggradasse apparir nobile e bello, sì da ingannare tutti che non fossero i più avvertiti. Quando Tangorodrim venne schiacciato e Morgoth rovesciato, Sauron riprese la sua bella spoglia e compì atto di sottomissione ad Enwë, l'araldo di Manwë, abiurando tutte le sue malefatte. E ritengono certuni che non l'abbia fatto in un primo momento per doppiezza, ma che Sauron si fosse davvero pentito, sia pure solo per paura, poiché era sgomentato dalla caduta di Morgoth e dalla grande collera dei signori dell'Occidente. Ma non era nei poteri di Enwë di concedergli il perdono per proprio decreto, ed egli comandò a Sauron di tornare in Aman per esservi giudicato da Manwë. Sauron allora provò grande vergogna ed era riluttante a tornare a Capo Kino e a sentirsi camminare dai Valar, una sentenza forse anche di lungo servaggio a riprova della sua buona fede. Sotto Morgoth, infatti, grande era stato il suo potere. Or dunque, quando Enwë se ne andò, ecco che egli si nascose nella terra di mezzo e ricadde nel male, poiché i lacci che Morgoth gli aveva gettato sopra erano assai forti. Durante la grande battaglia e gli sconvolgimenti che accompagnarono la caduta di Tangorodrim, nella terra ebbero luogo enormi convulsioni e il Beleriand restò infranto e deserto. E a nord e a ovest molte terreferme sprofondarono sotto le acque del grande mare. A est, nello Siriand, le muraglie degli Eredluin crollarono a pezzi e un grande varco s'aprì in esse, il quale dava a sud, e il mare vi s'ingolfò. In tale baia il fiume Lun sfociò con nuovo corso, donde la sua denominazione di Golfo di Lun. Quella contrada, un tempo dai Noldor era detta Lindon, e tale nome continuò ad avere anche in seguito, e molti degli Eldar tuttora vi dimoravano e indugiavano, pur sempre restii ad abbandonare il Beleriand, dove a lungo avevano combattuto e faticato. Gil-galad, figlio di Fingon, era il loro re, e a lui s'accompagnava Elrond Mezzelfo, figlio di Erendil il marinaio e fratello di Elros, primo re dei Númenor. Sui lidi del Golfo di Lun gli Elfi costruirono i loro porti, che dissero Mithlond, e molte erano le navi che vi tenevano, essendo la rada sicura. Dai porti grigi gli Eldar di continuo facevano vela, fuggendo alla tenebra dei giorni della terra, che, per grazia dei Valar, i primogeniti ancora potevano seguire la strada dritta e tornare, se lo volevano, dai loro consanguinei in Eressëa e in Valinor, al di là dei mari cerchianti. Altri degli Eldar erano, i quali in quell'época passarono i monti dell'Eredluin, penetrando nelle terre interiori. Molti di costoro erano Teleri, superstiti del Doriath e dello Siriand, ed essi fondarono regni tra gli Elfi Silvani, fra mezzo a monti e boschi, lungi dal mare, al quale tuttavia pur sempre anelavano in cuor loro. Soltanto in Eregion, che gli uomini chiamavano Hollin, gli Elfi di razza Noldorin istituirono, oltre gli Eredluin, un reame duraturo. Eregion non era lungi dalle grandi dimore dei Nani, che eran dette Khazad-dûm e Adodrond, invece dagli Elfi, più tardi, Moria. A partire da Ost in Edil, la città degli Elfi, la strada maestra menava la porta occidentale di Khazad-dûm, che amicizia era nata tra Nani ed Elfi, quale mai s'era avuta altrove, a beneficio di ambedue quei popoli.
In Eregion gli artigiani del Gwaith Myrddain, il popolo degli orafi, superarono in destrezza tutti coloro che mai abbiano forgiato, salvo il solo Feanor, e massimo in vero per abilità tra tutti era Celebrimbor, figlio di Curufin, estraniatosi dal padre e rimasto in Nargothrond quando Celeborn e Curufin ne erano stati cacciati, come si riferisce nel Quenta Silmarillion. Altrove, nella Terra di Mezzo, per molti anni regnò la pace, ma le contrade erano per lo più selvagge e deserte, eccezion fatta per quelle in cui si recassero le genti del Beleriand. Molti elfi, in effetti, vi dimoravano, così come vi avevano dimorato per innumerevoli anni, vagando liberamente per le vaste distese lontano dal mare. Erano però costoro avari, per i quali gli eventi del Beleriand non erano che un'eco remota, e Valinor un nome vago. E a sud e più a est uomini si moltiplicavano, e la maggior parte di loro si volse al male, poiché Sauron era all'opera. Vedendo la desolazione del mondo, Sauron si disse infatti in cuor suo che i Valar, rovesciato Morgoth, s'erano nuovamente dimenticati della Terra di Mezzo, e grandemente sacrebbe il suo orgoglio. Guardò con odio agli Eldar e provò paura per gli uomini di Númenor che di tanto in tanto tornavano, con le loro navi, alle spiagge della Terra di Mezzo. Ma a lungo però dissimulò la propria mente e tenne celati i tenebrosi disegni che andava plasmando in cuor suo. Di tutti i popoli della Terra trovò che gli uomini erano i più facili da sviare, ma per molto tempo ancora non desistette dal tentar di persuadere gli Elfi a mettersi al suo servizio, ben sapendo che i primogeniti erano dotati di maggior potere. E girò in lungo e in largo tra loro, e il suo sembiante era pur sempre quello di uno bello quanto saggio. Solo a Lindon non si avventurò, poiché Gil-galad ad Elrond nutrivano dubbi su di lui e la sua bella apparenza, e sebbene non sapessero chi egli fosse davvero, pure non gli permettevano di metter piede in quella contrada. In altre, tuttavia, gli Elfi lo accoglievano lietamente, e ben pochi tra loro prestavano orecchio ai messi di Lindon che li esortavano a vigilare. Sauron, infatti, aveva assunto il nome di Annatar, il Signore di Doni, e dapprima quelli ricavarono grande profitto dalla sua amicizia. Ed egli disse loro: «Ahimè, non fosse per la debolezza dei grandi, perché un possente re è Gil-galad, è saggio e versato in ogni sapienza e mastro Elrond. Eppure non vogliono darmi manforte nelle mie fatiche. Possibile che non desiderino vedere altre contrade ornarsi di felicità come la loro? Ma perché dunque la Terra di Mezzo dovrebbe restare per sempre desolata e buia, laddove gli Elfi potrebbero renderla altrettanto bella di Eressëa? Che dico? Persino di Valinor. E poiché non vi avete fatto ritorno, come pure potreste, ben m'avvedo che al pari di me, voi questa Terra di Mezzo l'amate. Non è dunque nostro dovere di lavorare fianco a fianco al suo arricchimento e per l'elevazione di tutte le stirpi elfiche che vi si aggirano, all'oscuro del molto potere e della sapienza che sono di coloro i quali stanno al di là del mare?» Fu in Eregion che le parole di Sauron vennero più volentieri recepite, poiché in quella contrada i Noldor erano sempre desiderosi di aumentare l'abilità e la sottigliezza delle loro opere. Inoltre nei loro cuori non era pace, poiché s'erano rifiutati di far ritorno all'Ovest e desideravano insieme di restare nella Terra di Mezzo, che effettivamente amavano, e tuttavia di godere della felicità di coloro che se ne erano dipartiti. Sicché prestarono orecchio a Sauron e da lui appresero molte cose, grande essendo la sua conoscenza. In quel torno di tempo gli orafi di Ostinedil sorpassarono quant'altro avessero mai fatto prima, e venne loro l'idea di fabbricare anelli di potere. Ma era Sauron a guidarne le fatiche, perfettamente consapevole di ciò che quelli facevano, essendo suo desiderio d'impastogliare gli Elfi e di tenerli sotto controllo. Ora gli Elfi fabbricarono molti anelli,
Ma in segreto Sauron costruì un unico anello con cui dominare tutti gli altri, il cui potere era legato a questo con assoluta soggezione e destinato a durare solo quanto quello dell'anello di Sauron. Buona parte della forza e della volontà dell'avversario fluì in esso, e ciò perché il potere degli anelli elfici era assai grande, sicché l'anello che doveva governarli non poteva che essere un oggetto di potenza senza pari. Sauron lo forgiò nella montagna di fuoco della Terra d'Ombra e, a patto che avesse su di sé l'unico anello, era al corrente di tutto ciò che si faceva per mezzo degli anelli minori e poteva vedere e governare gli stessi pensieri di coloro che li portavano su di sé. Ma non era facile mettere gli elfi nel sacco. Non appena Sauron si infilò al dito l'unico anello, essi ne furono consapevoli. D'altro canto, lo conoscevano e si rendevano conto che voleva essere il loro padrone e il dominatore di tutto quanto forgiassero. Sicché, irati e impauriti, si sfilarono gli anelli. Sauron, però, accortosi che il suo tentativo era stato smascherato e che gli elfi non si lasciavano ingannare, montò in collera e mosse loro guerra aperta, esigendo che tutti gli anelli gli fossero consegnati, dal momento che gli elfi fabbri non avrebbero potuto giungere a costruirli senza la sua sapienza e il suo consiglio. Ma gli elfi gli sfuggirono e salvarono 3 dei loro anelli, che andarono a nascondere. Or dunque questi erano i 3 che erano stati costruiti per ultimi, quelli che possedevano i massimi poteri, Naria, Nenia e Vilia. Tali i loro nomi, cioè anelli di fuoco, d'acqua e d'aria, ornati di rubino, diamante e zaffiro. E Sauron desiderava impadronirsene più che di tutti gli altri anelli elfici, perché coloro che ne fossero in possesso erano in grado di tener lontano le offese del tempo e di ritardare la stanchezza del mondo. Non riuscì tuttavia a scoprirli, perché erano stati rimessi nelle mani del saggio, il quale li nascose, né mai tornò a usarli apertamente finché Sauron ebbe l'anello di dominio. Sicché i 3 rimasero immacolati, poiché a forgiarli era stato il solo Celebrimbor. Né mai la mano di Sauron li aveva toccati, pure erano anche assoggettati all'unico. Da allora più la guerra non cessò tra Sauron e gli elfi, ed Eregion ne fu devastata, e Celebrimbor rimase ucciso, e le porte di Moria vennero serrate. In quel torno di tempo, da Elrod Mezzelfo fu fondata la roccaforte e rifugio di Imladris, che gli uomini chiamavano Rivendell, ed essa durò a lungo. Sauron però mise le mani su tutti gli altri anelli di potere, distribuendoli agli altri popoli della Terra di Mezzo, così sperando di ridurre sotto la propria signoria tutti coloro che desideravano poteri segreti trascendenti le caratteristiche della loro razza. 7 anelli diede ai nani, 9 invece agli uomini, i quali, in questa come in altre faccende, si mostrarono i più pronti alla sua volontà. E tutti gli anelli su cui aveva potestà, Sauron li pervertì, tanto più facilmente poiché aveva avuto parte nella loro fabbricazione, ed essi erano maledetti, sì da tradire alla fine chiunque ne usasse. I nani, in vero, si rivelarono tenaci e difficili da domare, mal sopportavano il dominio di altri e i pensieri dei loro cuori sono difficili da sondare, né possono essere stravolti in ombre. Si servivano degli anelli soltanto per ottenere ricchezze, ma l'ira e un irrefrenabile brama d'oro s'accesero nei loro cuori, donde derivò male bastante da andare a profitto di Sauron. Si dice che il fondamento di ciascuno dei 7 tesori dei re dei nani di ere passate fosse un anello d'oro, ma già molto tempo fa tutti quei peculii sono stati saccheggiati, i draghi li hanno divorati e dei 7 anelli alcuni sono stati consumati dal fuoco, altri recuperati da Sauron. Gli uomini si rivelarono più disposti a lasciarsi irretire.
Coloro che dei nove anelli si servirono, in vita loro divennero potenti, re, stregoni, guerrieri come ve n'erano un tempo. Si conquistarono gloria e grandi ricchezze che però si volsero a loro danno. Avevano, a quanto sembrava, vita in peritura, pure la vita divenne loro intollerabile. Potevano aggirarsi, volendolo, invisibili agli occhi di tutti in questo mondo sotto il sole, e vedere cose in mondi invisibili e immortali, ma troppo spesso non scorgevano altro che fantasmi e finzioni di Sauron. E uno a uno, prima o poi, secondo la loro forza innata e il bene o il male iniziali delle loro volontà, caddero sotto il giogo dell'anello di cui erano muniti, e sotto il dominio dell'unico che era di Sauron, e divennero per sempre invisibili, se non a colui che portava l'anello di dominio, ed entrarono nel reame delle ombre. Erano essi i Nazgûl, i fantasmi dell'anello, i più temibili servi dell'avversario. Tenebra li accompagnava, ed essi urlavano con la voce della morte. Ed ecco, la cupidigia e l'orgoglio di Sauron accrescersi, finché egli non conobbe più limiti e decise di farsi padrone di tutte le cose della Terra di Mezzo e di sterminare gli Elfi e di tramare, se gli riusciva, la caduta di Númenor. Non tollerava libertà né rivalità e si autonominò Signore della Terra. Una maschera pur sempre poteva indossare, sì che, volendolo, era in grado di ingannare lo sguardo degli uomini, apparendo loro bello e saggio. Ma dominava piuttosto con la forza e la paura, qualora potesse avvalersene. E coloro i quali ne scorgevano l'ombra proiettata sul mondo, lo chiamarono il Signore Tenebroso e lo definirono l'Avversario. E Sauron tornò a radunare sotto il proprio governo tutte le creature malvagie dei tempi di Morgoth che restavano sulla terra o sotto di essa, e gli orchi erano i suoi ordini, e si moltiplicavano come mosche. Si iniziarono così gli anni neri, che gli elfi chiamarono giorni di fuga. In quel torno di tempo, molti degli elfi della Terra di Mezzo fuggirono in Lindon, e di là, oltre i mari, per mai più tornare. E molti altri furono sterminati da Sauron e dai suoi servi. In Lindon, però, Gil-galad continuava ad avere potestà, e Sauron ancora non osava superare i monti di Erdluin, né assalire i porti. E a Gil-galad prestavano manforte in Númenorean. Ovunque altrove Sauron regnava, e coloro i quali volevano essere liberi cercavano rifugio in ricetti tra boschi e monti, sempre con l'assillo della paura. All'est e al sud, quasi tutti gli uomini erano sotto il giogo di Sauron, ed essi in quei giorni divennero forti, e costruirono molte città e mura di pietre, ed erano numerosi, feroci in guerra, armati di ferro. Per loro Sauron era insieme re e dio, ne avevano grandissima paura, poiché egli cerchiava di fuoco la propria dimora. Alla fine, però, si giunse a una tregua nell'offensiva di Sauron contro le terre occidentali. Infatti, come si narra nell'Akhalabeth, egli fu sfidato dalla potenza di Númenor. Tali erano la forza e lo splendore dei Númenoriani nel meriggio del loro reame, che i servi di Sauron non potevano contrapporsi a loro, e, sperando di riuscire a compiere con l'astuzia ciò che non poteva ottenere con la forza, Sauron abbandonò per qualche tempo la Terra di Mezzo e si recò in Númenor, quale ostaggio di Tar-Kalion il re. E qui vi dimorò, finché con le sue arti non ebbe corrotto i cuori di gran parte di quelle genti, spingendole alla guerra contro i Valar, e in tal modo provocandone la rovina, come a lungo aveva bramato. Fu però una rovina più terribile di quanto Sauron avesse previsto, lui che aveva dimenticato quale fosse la potenza dei signori dell'Occidente incolleriti. Il mondo ne fu frantumato, la terra inghiottita, i mari si levarono a coprirla. Sauron stesso precipitò nell'abisso. Il suo spirito tuttavia si rialzò e sulle ali di un vento oscuro tornò nella Terra di Mezzo a cercarvi una dimora.
Lì constatò che il potere di Gil-galad era divenuto cospicuo durante gli anni della sua assenza, estendendosi a vaste regioni del nord e dell'ovest, e giungendo al di là dei monti brumosi e del grande fiume, addirittura sino ai confini di Bosco Verde, il Grande, e si avvicinava ai luoghi forti dove un tempo egli aveva abitato in sicurezza. Sauron allora si ritirò nella sua fortezza nella Terra Nera, meditando guerra. Intanto, quelli tra i Numenoriani che la distruzione aveva risparmiato erano fuggiti in Oriente, come si narra nella Calabeth. Erano loro capi Elendil l'Alto e i suoi figli Isildur e Anarion. Avevano legami di parentela con il re, siccome discendenti di Elros, ma si erano mostrati restii a prestare orecchio a Sauron, rifiutandosi di muover guerra ai signori dell'Occidente. Imbarcati sulle loro navi quanti erano rimasti fedeli, abbandonarono la terra di Numenor prima che la rovina piombasse su di essa. Erano uomini poderosi e forti e alti i loro vascelli, ma le procelle li colsero e furono spinti all'insù, in cima a montagne d'acqua, sino alle nuvole, calando poi sulla terra di mezzo come uccelli nella tempesta. Dalle onde Elendil fu rigettato nella contrada di Lindon, dove divenne amico di Gil-galad. Di qui, risalendo il fiume Lun, partì muovendo al di là degli Ered-Luin, dove fondò un proprio regno, e la sua gente dimorò in molti luoghi dell'Eriador sulle rive del Lun e del Barand-Duin. La sua capitale era però in Annúminas, presso le acque del lago Nenúyal. Anche a Fornost, sulle colline settentrionali, dimoravano i Numenoriani, nonché nel Cardolan e tra le alture di Rudaur. Ed essi eressero torri sulle Eminberaid e sull'Amon Sul, e in codesti luoghi rimangono molti tumuli e opere murarie in rovina, ma le torri sugli Eminberaid ancora si drizzano in faccia al mare. Isildur e Anarion furono trascinati verso sud e alla fine guidarono il corso delle loro navi su per il grande fiume Anduin, che scendendo dalla Rovanion sfocia nel mare occidentale nella baia di Belfalas, ed essi fondarono un regno in codeste contrade che in seguito furono dette Gondor, laddove il regno settentrionale era noto come Arnor. Assai prima, nei giorni della loro grandezza, i naviganti di Numenor avevano costruito un porto e luoghi forti alle foci dell'Anduin, a dispetto di Sauron nella sua terra nera che si stendeva nei pressi verso est. In tarda epoca a questo porto venivano soltanto i fedeli di Numenor, sicché molte delle genti delle contrade costiere della regione erano in tutto o in parte apparentati con gli amici degli Elfi e con i seguaci di Elendil, ai cui figli diedero il benvenuto. La capitale di questo reame meridionale era Osgiliath, che il grande fiume divideva in due. Su di esso i Numenoriani costruirono un grande ponte e sul ponte si drizzavano torri e case di pietra meravigliose a vedere e alte navi giungevano dal mare ai moli della città. Altri luoghi forti essi costruirono dall'una e dall'altra banda del corso d'acqua. Minas Ithil, la torre della luna sorgente, a est, su un dosso dei monti ombrosi, a minacciare Mordor. E a occidente Minas Anor, la torre del sole calante, ai piedi di Monte Mindolluin, usbergo contro i selvaggi delle valli. In Minas Ithil era la casa di Isildur, e in Minas Anor la dimora di Anarion, i quali però si spartivano il dominio, e i loro troni erano collocati a fianco nella grande aula di Osgiliath. Erano queste le principali sedi dei Numenoriani in Gondor, ma altre opere meravigliose e robuste essi eressero nella contrada ai giorni della loro possanza, alle Argonath e ad Aglarond e a Erech, e nel cerchio di Agrenost, che gli uomini chiamavano Isengard, eressero il pinnacolo di Orthanc, di infrangibile pietra.
Molti tesori e molti beni dotati di virtù meravigliose gli esuli avevano portato con sé da Numenor, e i più famosi erano le sette pietre e l'albero bianco. Quest'ultimo era cresciuto dal frutto di Nimlot il Bello, che stava nei cortili del re ad Armenelos, in Numenor, prima che Sauron lo desse alle fiamme. E Nimlot, a sua volta, era derivato dall'albero di Tirion, il quale era un'immagine del progenitore di alberi, del Perion il Bianco, che Yavanna aveva fatto crescere nella terra dei Valar. L'albero, memoriale degli Eldar e della luce di Valinor, fu trapiantato davanti alla dimora di Isildur nella mina Sithil, che egli ne aveva preservato il frutto dalla distruzione. Le pietre, invece, vennero spartite. Tre ne prese Elendil, e ciascuno dei suoi figli due. Quelle di Elendil furono poste in torri sulle Emin Beraid e sull'Amon Sul, nonché nella città di Annúminas. Le pietre dei suoi figli si trovavano rispettivamente alla Mina Sanor, oltre che in Orthanc e in Osgiliath. Ora, le pietre in questione erano dotate di virtù tale per cui coloro che le guardassero potevano scorgervi cose remote, sia nello spazio che nel tempo. Per lo più esse rivelavano soltanto cose vicine a un'altra pietra sorella, poiché le pietre erano legate l'una all'altra. Ma chi possiede gran forza di volontà e di mente poteva prendere e dirigere il proprio sguardo ovunque voleva. Sicché i Numenoriani erano al corrente di molte cose che i loro nemici desideravano tenere nascoste, e ben poco era ciò che gli sfuggiva alla loro vigilanza nei giorni della loro grandezza. Si dice che le torri delle Emin Beraid non fossero state erette in realtà dagli esuli di Numenor, bensì dal Gil-galad, per il suo amico Elendil, e la pietra vedente di Emin Beraid fu collocata in Elostirion, la più alta delle torri. Quivi si recava Elendil, e di lì volgeva lo sguardo ai mari separanti, allorché la nostalgia dell'esilio scendeva su di lui, e si ritiene che così facendo, a volte riuscisse a scorgere, remotissima, finanche la torre di Avallone, su Eressëa, dove sorgeva e tuttora sorge la pietra padrona. Codeste pietre erano doni degli Eldar ad Amandil, padre di Elendil, a conforto dei fedeli di Numenor nei loro giorni bui, allorché gli Elfi più non potevano approdare a quella terra adugiata dall'ombra di Sauron, ed erano detti Palantir, cioè coloro che sorvegliano da lontano. Ma tutte quelle che vennero portate nella Terra di Mezzo sono andate perdute molto tempo fa. Così dunque gli esuli di Numenor fondarono propri regni in Andor e in Gondor, ma non erano trascorsi molti anni, ed ecco, divenne manifesto che anche il loro nemico Sauron aveva fatto ritorno. Giunse in segreto, come si è riferito, al suo antico regno di Mordor, di là, dagli Æthelduat, i Monti Ombrosi, e tale contrada confinava all'est con Gondor. Ivi, sopra la valle di Gorgoroth, fu costruita la fortezza di Sauron, l'ampia e forte Barad-dûr, la Torre Oscura, e in quella terra sorgeva un aspro monte, detto dagli Elfi Orodruin. Invero, se quella Sauron aveva letto da lunga pezza a propria dimora, era perché usava del fuoco, che ivi sgorgava dal cuore della terra, per le sue stregonerie e le sue opere. E nel bel mezzo della terra di Mordor aveva forgiato l'anello di dominio, e ora lì se ne stava, a rimuginare nell'oscurità, finché non si fu dato una nuova forma, ed era questa terribile. Il suo bel sembiante se n'era infatti andato per sempre, quando durante l'inondazione di Numenor era stato scagliato nell'abisso. Riprese il grande anello e si pagliò di potere, e la nequizia dell'occhio di Sauron era tale che pochi, persino dei grandi tra gli elfi e gli uomini, erano in grado di reggerne lo sguardo. Ora Sauron preparava la guerra contro gli Eldar e gli uomini di Ovesturia, e i fuochi della montagna vennero ridestati. E, scorgendo da lontano il fumo di Orodruin, e resisi conto che Sauron era tornato, i Numenoriani diedero al monte un altro nome,
Amon Amarth, cioè Monte Sorte. E Sauron radunò vaste schiere dei suoi servi, richiamandoli dall'est e dal sud, e tra essi non pochi erano dell'alto lignaggio di Numenor, che nei tempi del soggiorno di Sauron in quella terra si erano volti alla tenebra. Per tal motivo, molti di coloro che all'epoca facevano vela per l'est e costruivano fortezze e dimore sulle coste, erano già piegati alla sua volontà, e tuttora lo servivano di buon grado nella Terra di Mezzo. Ma, a causa del potere di Gil-galad, codesti rinnegati, signori insieme di potere e di male, per lo più presero dimora nelle lontane contrade meridionali. Ma due vi furono, Erumor e Fuinur, la cui potestà s'accrebbe tra gli Aradrim, grande e feroce popolo che occupava le vaste terre a meridione di Mordor, di là dalle foci dell'Anduin. Quando dunque Sauron vide che era giunto il suo tempo, mosse con grandi forze contro il nuovo regno di Gondor, si impadronì di Minas Ithil e distrusse l'albero bianco di Isildur che vi cresceva. Isildur tuttavia riuscì a fuggire, e portando con sé un pollone dell'albero, con la moglie e i figli scese per nave lungo il fiume, e giunti che furono alle foci dell'Anduin, se ne dipartirono in cerca di Elendil. Nel frattempo, Anarion resisteva a Osgiliath contro l'avversario, per il momento riuscendo a respingerlo verso i monti. Sauron, però, rinserrò le proprie file, e Anarion si rese conto che se non riceveva soccorso, il suo regno non sarebbe durato a lungo. Ora Elendil e Gil-galad tennero consiglio, essendosi resi conto che Sauron sarebbe divenuto troppo forte, schiacciando i suoi nemici uno a uno se non si fossero uniti per difendersene. Venne così costituita la Lega, che è detta l'Ultima Alleanza, e i confederati entrarono nella parte orientale della Terra di Mezzo e levarono un grande esercito di elfi e uomini, poi si acquartierarono in Imladris. Si dice che la schiera così raccolta fosse la migliore e la più splendida per armi di quante se ne fossero mai viste nella Terra di Mezzo, né ve n'era stata una più grande da che l'esercito dei Valar era mosso contro Thangorodrim. Partito da Imladris, l'esercito superò i Monti Brumosi, andando per molti passi. Scese lungo l'Anduin e alla fine si trovò di fronte le schiere di Sauron nella piana della battaglia, che si stende alle porte della Terra Nera. Tutte le creature viventi quel giorno presero partito, e in entrambi gli schieramenti venerano d'ogni genere, sia quadrupedi che pennuti. L'unica eccezione, essendo costituita dagli Elfi, i soli che non si fossero divisi e che seguirono Gil-galad. Pochi dei Nani combatterono dall'una o dall'altra parte. Comunque, la stirpe di Durin di Moria si batté contro Sauron. La vittoria toccò all'esercito di Gil-galad e di Elendil, grazie al fatto che in quell'epoca la possanza degli Elfi era ancora grande e i Numenoriani erano alti e forti e terribili nella loro collera. Nessuno era in grado di resistere alla lancia di Gil-galad, Aeglos, e la spada di Elendil riempiva di paura sia orchi che uomini, poiché rutilava come la luce del sole e della luna, e il suo nome era Narsil. Poi Gil-galad ed Elendil entrarono in Mordor e circondarono la roccaforte di Sauron. Per 7 anni l'assediarono, subendo grandi perdite a cagione del fuoco, dei dardi e delle frecce dell'avversario, e Sauron fece compiere molte sortite a loro danno. Ivi, nella valle di Gorgoroth, cadde Anarion, figlio di Elendil, e con lui molti altri. Alla fine, tuttavia, l'assedio si fece così stretto che Sauron in persona uscì fuori e lottò con Gil-galad e con Elendil, ed entrambi restarono uccisi, e la spada di Elendil andò in frantumi sotto di lui come egli cadde. Ma Sauron fu del pari abbattuto, e con il mozzicone di Narsil Isildur tagliò l'anello di dominio dalla mano di Sauron e se ne impossessò, sicché Sauron, per il momento almeno, fu vinto, e abbandonò il proprio corpo, e il suo spirito volò via,
andando a nascondersi negli spazi deserti, e per molti anni ancora Sauron più non assunse forma visibile. Ebbe così inizio la terza età del mondo, seguita ai giorni antichissimi e agli anni neri, e in quel tempo la speranza non era ancora morta, e si conservava memoria della gioia, e a lungo l'albero bianco degli Eldar continuò a mettere fiori nei cortili dei re di uomini, perché Isildur piantò il pollone che aveva salvato nella cittadella di Anor in ricordo di suo fratello, prima di andarsene dal Gondor. I servi di Sauron erano in rotta e dispersi, ma non erano annientati del tutto, e sebbene molti uomini a questo punto volgessero le spalle al male e si assoggettassero agli eredi di Elendil, pure molti di più furono coloro che conservavano in cuore memoria di Sauron e odiavano i regni dell'Ovest. La Torre Oscura venne rasa al suolo, ma ne rimasero le fondamenta, ed essa non fu dimenticata. I Númenoriani stabilirono tuttavia una guarnigione sulla terra di Mordor, e là, dove sorgeva la torre, nessuno osava vivere per il terrore che incuteva la memoria di Sauron, nonché per la montagna di fuoco che si ergeva vicino alla Barad-dûr. Tant'è che la valle di Gorgoroth era tutta ricoperta di cenere, e molti degli Elfi e molti dei Númenoreani e degli uomini loro alleati erano periti durante la battaglia e l'assedio, ed Elendil l'Alto e Gil-galad il Re Supremo più non vivevano. Ma mai più fu radunato un simile esercito, né si ebbe altrettanta lega tra Elfi e uomini, che, scomparso Elendil, le due razze si estraniarono. Dell'anello di dominio non seppero più nulla, neppure i saggi dell'epoca. Tuttavia esso non venne disfatto. Isildur infatti si rifiutò di consegnarlo a Elrond e a Círdan, che gli stavano appresso, consigliandolo a gettarlo al più presto nel fuoco del loro Druin, dove era stato forgiato, sì che andasse in perdizione e il potere di Sauron ne venisse in eterno sminuito e di lui non restasse che un'ombra malvagia nelle desolazioni. Ma Isildur rifiutò col dire: «Voglio tenerlo come Guirigildo per la morte di mio padre e di mio fratello. Non sono stato forse io a infergere all'avversario il colpo mortale?» E l'anello che si tenne gli sembrò straordinariamente bello a vedersi, sicché non poteva tollerare che andasse distrutto. Or dunque, preso che l'ebbe, se ne tornò da prima a Minas Anor, e quivi piantò l'albero bianco in ricordo del fratello Anarion. Ben presto però se ne dipartì, fornite istruzioni a Meneldi, il figlio di suo fratello, cui affidò il reame meridionale, mise l'anello tra i cimeli più cari e se ne andò a nord del Gondor, seguendo la strada lungo la quale era venuto Elendil, e abbandonò il regno meridionale, riproponendosi di assumere il trono che era stato di suo padre nell'Eriador, lungi dal tenebrore della Terra Nera. Isildur però fu soverchiato da una schiera di orchi postisi all'agguato tra i monti brumosi e che gli piombarono addosso inaspettatamente mentre era accampato tra il bosco verde e il grande fiume, non lungi dai Loeg Ningloron, i campi ridati, e poterono farlo perché non stava in guardia e non aveva messo sentinelle, ritenendo che tutti i nemici fossero stati sgominati. Quasi tutta la sua gente venne trucidata, e tra essi i suoi tre figli maggiori, Elendur, Aratan e Cirion. Ma sua moglie e il suo ultimo nato, Valandil, erano stati da lui lasciati a Imladris quando era partito per la guerra. Isildur stesso si sottrasse al massacro grazie all'anello, perché quando lo portava era invisibile agli occhi di chi che sia. Gli orchi però gli si misero alle calcagna, avvertendone la presenza con l'olfatto e grazie alle orme, finché egli giunse al fiume e vi si tuffò, ed ecco che l'anello lo tradì, vendicando il suo artefice, che gli scivolò dal dito mentre nuotava e si perdette nelle acque. Così gli orchi videro Isildur mentre s'affaticava nella corrente e lo bersagliarono con molte frecce. Tale la sua fine.
Solo tre dei suoi riuscirono a tornare di là dai monti dopo lunghe peregrinazioni, e uno era Hothar, suo scudiero, alla cui custodia egli aveva affidato le schegge della spada di Elendil. In tal modo Narsil a suo tempo pervenne in mano a Valandil, erede di Isildur, a Imladris, ma la lama era infranta, la luce ne era estinta, né essa venne riforgiata. E Mastro Elrond predisse che non lo si sarebbe fatto finché l'anello di dominio non fosse stato ritrovato e Sauron ricomparso. Ma elfi e uomini nutrivano la speranza che nell'uno né nell'altro evento si verificassero. Valandil prese dimora in Annúminas, ma il numero dei suoi si era ridotto, e degli uomini di Eriador troppo pochi restavano per popolare la contrada e reggere tutti gli abitati fondati da Elendil. Nella Dagorlad, in Moldor e sui campi ridati, molti erano caduti. E accadde, defunto Erendur, settimo re il quale succedette a Valandil, che gli uomini di Ovesturia, i Dúnedain del nord, si scindessero in minuscoli regni e principati, sicché i loro nemici poterono divorarseli uno a uno. Gli anni passavano, ed essi sempre più decadevano, finché la loro gloria si eclissò, e ne rimasero null'altro che verdi tumuli tra l'erba. A lungo andare le uniche tracce di essi furono una strana gente che s'aggirava clandestina nelle selve, e gli altri non sapevano dove ne fossero le dimore, né lo scopo di quel loro ramingare, e ne fu dimenticato il linguaggio, salvo che in Imladris, nella casa di Elrond. Pure le schegge della spada vennero conservate per la durata delle vite di molti uomini dagli eredi di Isildur, il cui linguaggio non subì interruzioni da padre in figlio. Al sud sopravvisse il reame di Gondor, e per un certo periodo anzi il suo splendore s'accrebbe, fino a ricordare la ricchezza e la maestà di Númenor avanti la caduta. Alte torri eressero le genti di Gondor, in una con piazze forti e porti per ospitare molte navi, e la corona alata dei re e degli uomini era oggetto di rispetto e devozione da parte di popoli di molte terre e favelle. Per anni e anni l'albero bianco crebbe di fronte alla dimora del re in Minas Anor, seme di quell'albero che Isildur aveva portato da Númenor, venendo dalle lontananze marine. E il seme da cui esso a sua volta proveniva era giunto da Avallone, e quello prima ancora da Valinor nel giorno prima dei giorni in cui il mondo era giovane. Pure alla fine, mentre i rapidi anni della Terra di Mezzo si consumavano, Gondor decadde, e il lignaggio di Meneld, il figlio di Anarion, si estinse. Infatti il sangue dei Númenoreani si mescolò in larga misura con quello di altri uomini, e il loro potere e la loro sapienza ne furono sminuiti, e il loro arco vitale ridotto, e la vigilanza su Mordor si allentò. E nei giorni di Telemnar, 23° del lignaggio di Meneldil, una pestilenza provenne dall'est sull'ala di scuri venti, e colpì il re e i suoi figli, e del popolo di Gondor molti perirono. Allora i forti ai confini di Mordor vennero disertati, e la Minas Hithil si svuotò dei suoi abitanti, e in segreto il male continuò a entrare nella Terra Nera, e le ceneri di Gorgoroth furono sommosse come da un vento freddo. Che fosche forme vi si radunarono. Si dice che fossero in vero gli Ulairi, che Sauron chiamava i Nazgûl, i nove fantasmi dell'anello, che a lungo erano rimasti nascosti e ora tornavano come battistrada del loro padrone, il quale aveva ripreso a crescere. E nei giorni di Hernil essi sferrarono il primo colpo uscendo da Mordor per i passi dei Monti Ombrosi, impadronendosi della Minas Hithil ed eleggendola a dimora, e la trasformarono in un luogo di orrore tale che nessuno osava volgervi lo sguardo. Di poi essa fu chiamata Minas Morgul, la torre di stregoneria, e Minas Morgul era perennemente in guerra con Minas Anor in occidente.
Allora Osgiliath, che a causa della decadenza generale era stata a lungo abbandonata, divenne un luogo di rovine e una città di spettri. Minas Anor però resistette e fu chiamata con un nuovo nome, Minas Tirith, cioè Torre di Guardia, e ciò perché i re fecero costruire nella cittadella una bianca torre, assai alta e bella, a vigilare molte contrade. Ancora fiera e forte era la città, ancora in essa l'albero bianco fiorì per qualche tempo dinanzi alla dimora dei re, e i resti dei Numenoreani tuttora difendevano il passo del fiume avverso i terrori di Minas Morgul e contro tutti i nemici dell'Ovest, orchi, mostri e uomini malvagi. Sicché le terre alle loro spalle, a occidente dell'Anduin, erano preservate dalla guerra e dalla distruzione. Minas Tirith durò anche dopo i giorni di Eärnur, figlio di Eärnil, ultimo re di Gondor. Fu lui che da solo entrò a cavallo per le porte di Minas Morgul per raccogliere la sfida del signore di questa, affrontandolo in singolar tenzone. Ma proditoriamente assalito dai Nazgûl, venne trascinato vivo entro quella cittadella di tormenti e nessun occhio umano più lo vide. Ora Eärnul non lasciò eredi, ma spentosi il lignaggio dei re, i siniscalchi della casa di Mardil il fedele governarono la città e il suo territorio sempre più ridotto, e i Rohirrim, i cavalieri del nord, vennero a stanziarsi nella verde terra di Rohan, che prima era detta Celenardon e faceva parte del regno di Gondor, e i Rohirrim coadiuvarono nelle loro guerre i signori della città. E a settentrione, di là dalle cascate di Raulos e dalle porte di Argonath, erano ancora altre difese, poteri più antichi di cui ben poco gli uomini sapevano e contro le quali le creature del male non osavano muovere, finché, maturati i tempi, il loro oscuro signore, Sauron, non fosse ricomparso. E finché quell'ora non giunse, mai più dopo i giorni di Eärnil, i Nazgûl si azzardarono a passare il fiume o a uscire dalla loro città in forma visibile a uomini. Durante tutta la terza età, dopo la morte di Gil-galad, Mastro Elrond dimorò in Imladris, radunandovi molti elfi e molte altre genti sagge e forti, tratte di fra tutte le stirpi della Terra di Mezzo. E per la durata di molte vite di uomini preservò il ricordo di tutto ciò che era stato bello, e la casa di Elrond divenne un rifugio per gli stanchi e gli oppressi, nonché una preziosa fonte di buon consiglio e di tradizionale sapienza. In quella casa trovarono ricetto gli eredi di Isildur, sia durante l'infanzia che in tarda età, per via della loro parentela di sangue con Elrond stesso, e anche perché questi sapeva, nella sua saggezza, che dal loro lignaggio uno doveva uscire, cui una parte di grande momento era destinata negli ultimi fatti di quell'età. E finché tale tempo non giunse, le schegge della spada di Elendil rimasero in custodia di Elrond, che le tenne mentre i giorni del Dúnedain si ottenebravano ed essi si davano al nomadismo. Nell'Eriadol Imladris era la dimora principale degli Elfi Alti, ma un residuo del popolo di Gil-galad, il re elfico, abitava anche nei porti grigi di Lindon, e a volte costoro si spingevano nelle terre di Eriador, anche se per lo più restavano presso i litorali marini, costruendo ed equipaggiando le navi elfiche a bordo delle quali quelli dei primogeniti che si stancavano del mondo facevano vela per l'estremo ovest. Círdan, il carpentiere, era sovrano dei porti e possente tra i saggi. Dei tre anelli che gli elfi avevano conservati senza macchia, mai si parlava apertamente tra i saggi, e pochi erano, persino tra gli Eldar, coloro che sapevano dove fossero conservati. Ma dopo la caduta di Sauron, il loro potere era sempre all'opera, e dovunque essi si trovassero, ivi la gioia regnava, e nulla veniva turbato dalle angosce del tempo. Pertanto, prima che la terza età giungesse al termine, gli elfi si resero conto che l'anello di zaffiro si trovava presso Elrond, nella bella valle di Gran Burrone, sulle cui case le stelle del cielo splendevano più che altrove, mentre l'anello di diamante si trovava nella terra di Lorien,
dove abitava Dama Galadriel. Una regina era costei degli Elfi Silvani, sposa di Celeborn del Doriath, quanto a lei però appartenente ai Noldor e memore del giorno prima dei giorni in Valinor, ed era la più possente e la più bella di tutti gli Elfi rimasti nella Terra di Mezzo. L'Anello Rosso, invece, restò nascosto sino alla fine, e nessuno, salvo Elrond, Galadriel e Círdan, sapevano chi fosse stato affidato. Accadde così che in due domini la beatitudine e la bellezza degli Elfi rimanessero pur sempre immutate mentre quell'età si svolgeva, in Imladris e in Lothlórien, la contrada celata tra il Celebrant e l'Anduin, dove gli alberi mettevano fiori d'oro e né malvagia creatura mai osò penetrare. Pure molte voci dicevano tra gli Elfi che se Sauron fosse riapparso, avrebbero ritrovato l'anello di dominio che era andato perduto, o, nella migliore delle ipotesi, i suoi nemici l'avrebbero scoperto e distrutto. Ma in entrambi i casi i poteri dell'albero si sarebbero dispersi e perite tutte le cose che grazie a essi si conservavano, sicché gli Elfi sarebbero giunti al tramonto, iniziandosi il dominio degli uomini. E così in vero è poi accaduto. L'Unico e i Sette e i Nove sono andati distrutti. L'albero è scomparso e con gli uni e con l'altro ha avuto termine la Terza Età. E così i racconti degli Eldar della Terra di Mezzo si avviano a conclusione. Furono quelli gli anni di decadenza, durante i quali l'ultima fioritura degli Elfi a est del mare giunse al proprio inverno. In quell'epoca tuttora i Noldor percorrevano le terre di qua, ed erano i più forti e i più belli tra i figli del mondo, e le loro favelle ancora erano percepite da orecchie mortali. Di molte cose belle e mirabili ancora godeva la terra in quel tempo, anche se non ne mancavano altre malvagie e orrende. Orchi vi erano, giganti, draghi e belve feroci. I boschi erano popolati da strane creature, vecchie e sagge, di cui si sono dimenticati i nomi. Nani ancora faticavano tra i monti forgiando, con arte paziente, opere in metalli e pietre, con le quali nessuna oggi può rivaleggiare. Ma il dominio degli uomini si preparava, e tutto era in metamorfosi, sinché alla fine il Signore Tenebroso tornò a sorgere in Bosco Atro. Ora, in antico, il nome di quella foresta era stato Bosco Verde il Grande, e le sue ampie sale e navate erano ricetto di molti animali terrestri e pennuti di sonoro canto. E ivi, sotto le querce e le betulle, era il reame di Re Tranduil. Ma dopo molti anni, quando fu trascorso quasi un terzo di quell'era del mondo, ecco una tenebra strisciare lentamente nel bosco provenendo da sud. Ecco la paura girarvisi per ombrose radure. Belve feroci vennero a cacciarvi, crudeli e perfide creature. Vi apprestarono le proprie panie. La foresta allora mutò nome, Bosco Atro. Così fu detta, poiché la tenebra notturna vi era fitta e pochi osavano passarvi, salvo soltanto nella sua parte settentrionale, dove le genti di Tranduil tuttora tenevano a bada il male. Donde questo venisse, pochi erano in grado di dire, e a lungo andò prima che persino i saggi riuscissero a scoprirlo. Era l'ombra di Sauron. Era il segno del suo ritorno, che, uscendo dalle desolazioni dell'est, egli prese dimora nel sud della foresta, e lentamente vi ricrebbe e vi riprese forma, elesse a propria abitazione un negro colle, dove prese a operare le sue stregonerie, e non v'era chi non temesse lo stregone di Dol Guldur, benché in un primo momento non si fossero resi conto di quale entità era il pericolo che correvano. Proprio mentre in Bosco Atro si percepivano le prime ombre, ecco apparire nelle regioni occidentali della Terra di Mezzo gli Istari, che gli uomini chiamarono maghi. Nessuno sapeva all'epoca donde fossero, salvo Círdan dei Porti, che soltanto a Elrond e a Galadriel rivelò esser quelli venuti da oltre il mare.
Più tardi, però, si disse tra gli elfi che fossero messaggeri inviati dai signori dell'Occidente per contrastare il potere di Sauron qualora dovesse risollevarsi, e per indurre elfi e uomini e tutte le creature di buona volontà ad atti di virtù. Apparvero costoro in guisa di uomini anziani ma vigorosi, e poco mutavano con gli anni, invecchiando solo lentamente, sebbene a gravi cure si sobbarcassero. Grande era la loro sapienza, molti i poteri di mente e di mano onde erano dotati. Andavano in lungo e in largo tra elfi e uomini, conversando anche con animali terrestri e alati, e le genti della terra di mezzo li chiamavano con molti nomi, poiché essi loro propri non li rivelavano. Principali tra loro erano i due detti dagli elfi Mitrandir e Curunir, e che però gli uomini del nord chiamavano Gandalf e Saruman. Curunir era il maggiore di età, quello giunto per primo. Era stata poi la volta di Mitrandir e di Radagast e di altri stari che si recarono nelle regioni orientali della Terra di Mezzo e che non hanno parte in queste cronistorie. Radagast era amico di tutte le bestie della terra e dell'aria, mentre Curunir frequentava per lo più gli uomini ed era di eloquio assai abile, oltre che esperto in ogni sottigliezza della metallurgia. Mitrandir era il più intimo di Elrond e degli elfi. Si spingeva lontano, al nord e all'ovest, senza mai far dimora duratura in alcuna contrada. Curunir invece si recava all'est e quando ne tornava stava in Orthanc, nel cerchio di Isengard costruito dai Numenoriani nei giorni della loro possanza. Il più vigile di tutti era sempre Mitrandir e fu egli che più si insospettì per la tenebra di Bosco Atro, perché sebbene molti la ritenessero opera dei fantasmi dell'anello, egli temeva trattarsi in vero dell'ombra iniziale di Sauron tornante. E si recò a Dol Guldur, e lo stregone fuggì davanti a lui, e per lungo tempo si ebbe una vigile pace. Alla fine, però, l'ombra riapparve, e il suo potere si ingrandì, e in quel torno di tempo fu convocato il Consiglio dei Saggi, che è detto anche Consiglio Bianco, e vi si recarono Elrond, Galadriel e Círdan, nonché altri signori degli Eldar, e con loro erano Mitrandir e Curunir. Questi, il quale era tutt'uno con Saruman il Bianco, fu eletto il loro capo, avendo egli più di ogni altro studiato le antiche astuzie di Sauron. Galadriel, a dire il vero, avrebbe preferito che alla testa del consiglio stesse Mitrandir, e Saruman gliene volle, perché il suo orgoglio e il suo desiderio di dominio erano notevolmente cresciuti. Mitrandir però rifiutò la carica, poiché non voleva avere legami e obblighi, salvo verso coloro da cui era inviato, né voleva dimorare in alcun luogo od obbedire a convocazioni di sorta. E Saruman prese a studiare la storia degli anelli di potere, la loro fattura e la sapienza in essi implicita. Ora, l'ombra cresceva sempre più e i cuori di Elrond e di Mitrandir tremarono. Sicché un bel giorno Mitrandir, a costo di gravi pericoli, tornò a Dol Guldur e alle voragini dello stregone, constatò la fondatezza dei propri timori e riuscì a fuggirne. Tornato da Elrond, così disse: «Rispondono, ahimè, al vero le nostre supposizioni. Colui non è uno degli Ulairi, come molti a lungo hanno creduto, bensì Sauron in persona che ha ripreso forma e ora rapidamente cresce. Ed egli sta radunando nuovamente tutti gli anelli nelle proprie mani, ed è anche in caccia di notizie dell'unico, nonché degli eredi di Esildur, posto che ancora vivano in terra». Replicò Elrond: «Nel momento in cui Isildur si impossessò dell'anello e si rifiutò di sbarazzarsene, questa sorte fu decretata, che Sauron dovesse tornare». «Pure l'unico è andato perduto, e finché resti celato, noi possiamo dominare l'avversario, sempre che raccogliamo le forze e non indugiamo troppo».
Venne allora convocato il Consiglio Bianco, e Mitrandir ne esortò i componenti a rapide iniziative, ma Curunir si dichiarò di parere contrario, consigliando attesa e vigilanza. «Infatti io non credo», disse, «che l'unico sarà mai ritrovato nella Terra di Mezzo, e sprofondato nell'Anduin, e ritengo che già da un pezzo sia stato trascinato al mare, dove resterà sino alla fine, quando tutto questo mondo andrà a pezzi e gli abissi saranno sommossi». Sicché nulla per il momento fu fatto, sebbene il cuore di Elrond diffidasse di Curunir, tant'è che disse a Mitrandir: «Ciò non pertanto prevedo che l'unico sarà ritrovato, e allora tornerà a scoppiare la guerra, e sarà la fine di questa età. In una seconda tenebra essa in vero terminerà, a meno che qualche caso fortuito non provochi quel che i miei occhi non sono in grado di scorgere». «Molti casi fortuiti si verificano nel mondo», osservò Mitrandir. «E sovente, quando i saggi si mostrano irresoluti, aiuto può venire dalle mani dei deboli». I saggi dunque erano turbati, ma nessuno di essi ancora se vedeva che Curunir si era volto a foschi pensieri e che in cuor suo era già un traditore. Egli, infatti, desiderava di essere lui e null'altri a trovare il grande anello, sì da ornarsene personalmente e piegare il mondo intero alla propria volontà. Troppo a lungo aveva studiato gli espedienti di Sauron nella speranza di sconfiggerlo, tanto da esser giunto a invidiarlo come rivale, più che a detestarne le opere. E riteneva che l'anello, che era di Sauron, sarebbe andato alla ricerca del proprio padrone, se questi fosse tornato a manifestarsi. Se invece Sauron fosse stato nuovamente respinto, ecco che l'anello sarebbe rimasto nascosto. Per tale ragione era propenso a scherzare col fuoco, lasciando mano libera a Sauron per un certo periodo, finché l'anello fosse riapparso, sperando, grazie alle proprie arti, di prevenire sia i suoi amici che l'avversario. Fece sorvegliare i campi iridati, ma ben presto scoprì che i servi di Dol Guldur stavano sondando in ogni senso il fiume in quel tratto del suo corso, e s'avvide anche che Sauron era a sua volta al corrente di come fosse finito Isildur, e ne fu impaurito. Si ritirò a Isengard e la fortificò, quivi indagando sempre più a fondo sulla tradizione degli anelli di potere e sull'arte sottesa alla loro fabbricazione. Ma di tutto questo non fece parola al consiglio, sperando pur sempre di poter essere il primo ad aver notizia dell'anello. Radunò una grande schiera di spie, molte delle quali uccelli. Radagast, infatti, gli prestò aiuto, nulla intuendo del suo tradimento, e persuaso che anche questo rientrasse nelle misure di sorveglianza contro l'avversario. Ma l'ombra di Bosco Atro si faceva sempre più fitta, e a Dol Guldur si davano convegno esseri malvagi provenienti da tutti i luoghi bui del mondo. Ed eccoli riuniti sotto un'unica volontà, e la loro iniquità a esser diretta contro gli elfi e i superstiti di Numenor. E alla fine il consiglio venne riconvocato, e la tradizione degli anelli a lungo discussa. Mitrandir, però, prese la parola, e così disse: «Non è necessario che l'anello sia ritrovato, dal momento che finché resti sulla terra e non sia distrutto, il potere di cui è dotato continuerà a sussistere, e Sauron a crescere e a sperare. La potenza degli elfi e degli amici degli elfi è ora minore di un tempo. Ben presto Sauron sarà troppo forte per noi, anche senza il grande anello. Infatti domina i 9, e dei 7 ne ha recuperati 3. Dobbiamo muovere l'attacco». Proposta questa che Curunir fece propria, desideroso com'era che Sauron fosse sloggiato dal Dol Guldur che sorgeva nei pressi del fiume, per modo che non avesse più occasione di perlustrarlo. E così, per l'ultima volta, si prestò ad aiutare il consiglio,
i cui componenti mobilitarono le proprie forze, e assalito Dol Guldur ne scacciarono Sauron, e Bosco Atro per breve tempo ridivenne salubre. Ma il colpo era stato sferrato troppo tardi. Il Signore Tenebroso, infatti, l'aveva previsto, predisponendo in tempo ogni propria mossa, e gli Ulairi e i suoi 9 servi gli avevano preparato il terreno in anticipo, sicché la sua fuga fu solo una finta. Ed eccolo ben presto di ritorno, e prima che i saggi potessero impedirglielo, rientrò nel suo regno di Mordor e tornò a erigere le cupi torri di Barad-dûr. E quell'anno il Consiglio Bianco si riunì per l'ultima volta. Dopodiché Curunir si ritirò in Isengard e tenne conto unicamente del proprio parere. Orchi andavano radunandosi e lontano, all'est e al sud, le genti selvagge si stavano armando. Ed ecco che con il crescere delle paure e il diffondersi delle voci di guerra, le previsioni di Elrond si rivelarono esatte e l'unico anello fu in vero ritrovato, per un caso più strano ancora di quello immaginato da Mitrandir, ma fu preservato sia dalle brame di Curunir che di Sauron. L'anello, infatti, era stato ripescato da Landuin ben prima che quelli si mettessero a cercarlo. A trovarlo era stato uno della sparuta popolazione di pescatori che abitava lungo il fiume, quando ancora i re governavano in Gondor, e colui che lo trovò lo mise al sicuro da ogni ricerca in un buio nascondiglio sotto le radici dei monti. Quivi l'anello rimase, finché venne riscoperto l'anno stesso dell'assalto contro Dol Guldur da un viandante che aveva cercato rifugio nelle profondità della terra dall'inseguimento degli orchi e giunse in una remotissima contrada, precisamente la terra dei Peri-Annat, i piccoletti, i mezzi uomini che dimoravano nell'Eriador occidentale. Fino a quel giorno costoro erano stati tenuti in scarso conto da elfi e uomini, e né Sauron né alcuno dei saggi, eccezion fatta per Mitrandir, nelle loro riflessioni li avevano mai presi in considerazione. Ed ecco che per un caso fortunato, oltre che grazie alla sua vigilanza, fu Mitrandir per primo ad avere notizia dell'anello, non già Sauron. Ma era sgomento e dubbioso, troppo grande essendo il malvagio potere di quell'oggetto perché qualsivoglia dei saggi se ne servisse, a meno che, al pari di Curunir, non aspirasse a sua volta a farsi tiranno e oscuro signore. D'altro canto, impossibile tenerlo per sempre celato a Sauron, né le arti degli elfi sarebbero bastate a distruggerlo. Ragion per cui, con l'aiuto dei Dúnedain del Nord, Mitrandir tenne sotto vigilanza la terra dei Peri-Annat, aspettando il suo momento. Sauron, però, aveva molte orecchie, e ben presto gli giunse notizia dell'unico anello, da lui desiderato sopra ogni altra cosa, e inviò i Nazgûl a impossessarsene. Allora la guerra s'accese, e nello scontro con Sauron, la terza età finì, così come era cominciata. Coloro che hanno visto quanto fu fatto in quel tempo, azioni valorose e meravigliose, hanno riferito altrove la cronistoria della Guerra dell'Anello e come si sia conclusa insieme con una vittoria inaspettata e con una calamità a lungo prevista. Qui sia concesso di dire soltanto che in quei giorni l'erede di Isildur si levò al nord, e che egli prese le schegge della spada di Elendil, che vennero riforgiate in Imladris, ed egli andò alla guerra, grande condottiero di uomini. Era costui Aragorn, figlio di Arathorn, 39° discendente in linea diretta di Isildur, e tuttavia più simile a Elendil di ogni altro prima di lui. Vi fu battaglia in Rohan, e Curunir il traditore fu abbattuto, e Isengard distrutta. E davanti alla città di Gondor si ebbe un grande scontro, e quivi il signore di Morbul, capitano di Sauron, sprofondò nella tenebra, e l'erede di Isildur guidò l'esercito dell'Ovest fino ai cancelli neri di Mordor.
A quell'ultima battaglia parteciparono Mithrandir, i figli di Elrond, il re di Rohan, i signori di Gondor e l'erede di Isildur con i Dúnedain del Nord. E alla fine essi si trovarono a contemplare in faccia la morte e la sconfitta. E vano pareva il loro valore, troppo forte era Sauron. Pure, in quell'ora si ebbe la riprova di quanto aveva detto Mithrandir, e mentre i saggi vacillavano, ecco ausilio venire dalle mani dei deboli. Infatti, come molti canti in seguito hanno narrato, furono i Periannat, i piccoletti, abitatori di colline e prati, che arrecarono loro salvezza. Infatti, a quanto si dice, Frodo, il mezz'uomo, per esortazione di Mithrandir, si caricò di quel grave fardello e da solo con il suo servitore, affrontando perigli e tenebra, giunse alla fine a dispetto di Sauron su Monte Fato e quivi gettò nel fuoco stesso in cui era stato fucinato il grande anello di potere, che così venne finalmente disfatto e la sua malvagità consumata. Allora Sauron cedette. Totale fu la sua sconfitta, ed egli fuggì come un'ombra maligna, e le torri di Barad-dûr rovinarono, e molte contrade tremarono al frastuono della loro caduta. Così tornò la pace, e una nuova primavera si inaugurò sulla terra. L'erede di Isildur venne coronato re di Gondor, e Arnor, la potenza dei Dúnedain, fu estolta, e la loro gloria rinnovata. Nelle corti di Minas Anor l'albero bianco tornò a fiorire, grazie al fatto che un virgulto ne venne trovato da Mithrandir tra le nevi del Mindolluin, e crebbe alto e candido sopra la città di Gondor, e finché così fu, gli antichi giorni non vennero del tutto dimenticati nei cuori dei re. Ora, tutte queste imprese furono compiute in massima parte grazie alla vedutezza e alla vigilanza di Mithrandir, che negli ultimi tempi si rivelò signore degno di grande reverenza e andò alla battaglia bianco vestito. Ma solo quando fu venuta per lui l'ora di dipartirsi, si riseppe che aveva a lungo custodito il rosso anello di fuoco. Dapprima questo era stato affidato a Círdan, signore dei porti, il quale però l'aveva consegnato a Mithrandir, ben sapendo d'onde questi veniva e dove alla fine sarebbe tornato. «Ecco, prendi quest'anello», gli disse, «perché le tue fatiche e le tue cure saranno gravi, e in tutte esso ti sosterrà, proteggendoti dalla stanchezza. E questo, infatti, l'anello di fuoco». E chissà che con esso tu non riesca a riaccendere cuori di valore di un tempo in un mondo che si raggela. Quanto al mio, esso è tutto per il mare, e io dimorerò presso le rive grigie, a guardia dei porti, finché l'ultima nave non sia salpata, e allora attenderò la tua venuta. Bianca era quella nave, lunga ne era stata la costruzione, e a lungo essa attese la fine predetta da Círdan. Ma quando tutto questo fu compiuto e l'erede di Isildur ebbe assunto la signoria degli uomini e a lui passò il dominio dell'Ovest, allora risultò chiaro che il potere dei tre anelli era del pari finito, e agli occhi dei primogeniti il mondo divenne vecchio e grigio. Fu allora che gli ultimi dei Noldor partirono dai porti, lasciando per sempre la terra di mezzo. E dopo tutti gli altri, i custodi dei tre anelli giunsero al mare, e Mastro Elrond condusse la nave che Círdan aveva tenuta pronta. Essa fece vela da Mithlond sul finire dell'autunno. I mari del mondo incurvato sparirono dietro di essa, i venti del cielo rotondo più non ne turbarono il corso, e portata sulle alte arie al di sopra delle nebbie terrene, essa penetrò nell'antico Ovest. E questa fu la fine degli Eldar, delle storie e dei canti.